Parliamo adesso dell'inadempimento con riguardo alla costituzione in mora del debitore e quindi anche alla responsabilità che il debitore ha sotto il profilo, diciamo, dell'impossibilità di adempiere. Quindi, allora, innanzitutto, prima cosa, responsabilità del debitore. Quindi, articolo 1218 ci dice che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno. Quindi, con questo termine non esegue esattamente, chiaramente ci si riferisce alla possibilità del debitore magari di, cioè ad un inesatto adempimento, ecco. Quindi, esempio, un ritardo materializza un inadempimento nella misura in cui appunto l'adempimento non è esatto, no? Quindi, mentre diciamo, la proposta del debitore comunque di eseguire una prestazione solo parziale, come sappiamo, rimette solo alla possibilità del creditore la possibilità di accettarla o meno, ma è comunque un inadempimento inesatto. Quindi, se il debitore si offre di adempiere, ma l'adempimento non è esatto, quindi, come appunto dice l'articolo 1218, il debitore che non esegue esattamente la prestazione, in pratica il creditore ha facoltà di costituire in mora al debitore. Infatti si dice che lo stesso è tenuto al risarcimento del danno. Comunque è tenuto al risarcimento del danno a meno che, sempre ai sensi dell'articolo 1218, non provi che l'inadempimento o il ritardo è stato comunque determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile. Quindi, allora qui, diciamo, rientra già il concetto di impossibilità di adempiere. Cos'è l'impossibilità di adempiere? L'impossibilità di adempiere è disciplinata, è una modalità di estinzione dell'obbligazione alternativa. Infatti, non a caso, è disciplinata nella sezione 5, nella quinta sezione, diciamo, del capo quarto, dedicato appunto alle modalità di estinzione, alle modalità alternative di estinzione dell'obbligazione. Però, prima ancora diciamo, fornire una nozione di impossibilità ad adempiere, andare ad analizzare la disciplina dell'impossibilità ad adempiere, diciamo che con riguardo all'inadempimento di obbligazioni, l'impossibilità ad adempiere viene trattata perché quando il debitore viene costituito in mora, cambia, diciamo, cioè cambia, si aggrava, diciamo, la sua posizione circa la responsabilità per danni, no? E quindi cambia anche in merito, diciamo, a quelle che sono le conseguenze relative ad un al fatto che si verifichi eventualmente l'impossibilità di adempiere alla prestazione. Quindi tratteremo l'impossibilità di adempiere, diciamo, come ultima parte di questa parte dedicata alla costituzione morale del debitore, perché chiaramente ci aiuta a capire meglio, diciamo, il discorso che stiamo facendo, l'analisi che stiamo che, nella quale ci stiamo cimentando. Quindi, per ricapitolare, 1218 ci dice: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno. Se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. Quindi questo già ci dice che l'impossibilità di adempiere è, tra virgolette, liberatoria per il debitore. È liberatoria, tuttavia ci possono essere altri casi in cui appunto non si verifica un'impossibilità di adempiere, ma semplicemente si evidenzia l'inadempimento del debitore. Quindi, se si verifica l'inadempimento per il debitore, allora lo stesso potrà essere costituito in mora, secondo due diverse modalità: o sarà costituito in mora di diritto, oppure sarà costituito in mora mediante, ai sensi dell'articolo 1219, che appunto è titolato la Costituzione in mora, mediante un'intimazione o comunque una richiesta fatta per iscritto da parte del creditore. Quindi, questo ci fa capire come, cioè quello che ho detto, perché non ho continuato, diciamo, a leggere il secondo comma dell'articolo 1219, comunque quello che ho detto, diciamo, corrisponde a quanto asserisce l'articolo 1219, secondo comma, che ci dice che non è necessario però la costituzione in mora nei casi 1, 2, 3, e adesso andremo ad elencarli. Quindi la costituzione in mora può venire o mediante un'intimazione o una richiesta fatta per iscritto, oppure si può verificare il caso di una costituzione in mora cosiddetta, tra virgolette, di diritto, perché agisce in base appunto alla disciplina sull'inadempimento e a quanto appunto asserisce la legge in merito. E questo è il caso in cui è il caso, diciamo, è il caso dei tre punti elencati nell'articolo 1219.
Quindi, Costituzione in mora di diritto, la Costituzione in mora innanzitutto si ha appunto se si verifica un inadempimento, mentre se non si verifica, prima ancora di andare a trattare diciamo i casi di Costituzione in mora di diritto, diciamo se non si verifica l'inadempimento, come sappiamo, ci sarà stato adempimento, però talvolta, come sappiamo, il creditore può magari rifiutare, diciamo, l'esecuzione della prestazione. In tal caso potrà essere a sua volta costituito in mora dal debitore, però sappiamo che il debitore per costituire in mora al creditore deve comunque presentare la sua offerta, comunque diciamo, rendersi disponibile ad eseguire la prestazione secondo però determinate modalità ufficiose. E se non lo fa, quindi se c'è invece un'offerta non formale, l'articolo 1220 ci dice che il debitore non può essere considerato in mora se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione appunto terza del precedente capo, quello dedicato appunto alla costituzione in mora del creditore. Può essere quindi che ci sia un'offerta, cioè questo lo dico per chiarire che affinché possa essere costituito in mora il debitore, deve sempre esserci comunque una situazione di inadempimento, no? Oppure di comunque inesatto adempimento, che è la stessa cosa. Perché l'inadempimento chiaramente può essere totale, se il debitore proprio non può adempiere minimamente la prestazione, oppure può essere appunto parziale, anche con riguardo ad esempio a un ritardo, no? Se il debitore conserva la possibilità di adempiere, però non lo fa subito, oppure anche il debitore può, diciamo, adempiere, non so, può pagare solo metà del debito, ecco, un adempimento parziale, quindi un inesatto adempimento che sottopone, ai sensi dell'articolo 1218, il debitore a responsabilità per danni derivanti da quell'eventuale inadempimento. Tuttavia, dicevamo, in alcuni casi il debitore può invece, diciamo, avere le possibilità di adempiere e fare offerta, cioè mostrarsi disponibile ad eseguire la prestazione. Il creditore può rifiutare. Se rifiuta perché non è un motivo legittimo, vuol dire che l'adempimento nei fatti non era esatto, perché ad esempio non è scaduto un termine disposto a suo favore o cose varie. Se invece il creditore rifiuta, ma senza motivo legittimo, potrà essere a sua volta costituito in mora dal debitore. Se il debitore poi diciamo, si mostra disponibile ad eseguire l'adempimento secondo la modalità ufficiosa, appunto, facendo redigere appunto, un verbale dall'ufficiale preposto e così via, oppure se invece non svolge questa operazione, non costituirà a sua volta in mora al creditore, ma a sua volta non potrà nemmeno essere costituito in mora se si mostrerà disponibile ad adempiere, no? E quindi l'articolo 1220 fa capire, titolato appunto l'offerta non formale, come il debitore non può essere considerato in mora se tempestivamente ha fatto diciamo, offerta non formale della prestazione dovuta, anche appunto senza osservare le forme indicate appunto per costituire in mora creditore in caso di suo rifiuto. Quindi, un presupposto appunto per costituire in mora debitore è appunto quello che si verifichi effettivamente l'inadempimento o comunque l'inesatto adempimento. Poi, tornando appunto alle modalità di costituzione in mora, dicevamo che la costituzione in mora può avvenire o diciamo, per una richiesta fatta per iscritto dal creditore oppure per intimazione anche. Quindi, diciamo che, stando all'articolo 1219, sembrerebbe non necessaria comunque la richiesta scritta, perché l'intimazione magari può venire anche via telefonicamente. Però diciamo che gli usi, o comunque diciamo, è consuetudine ritenere che si debba comunque appunto, inviare una richiesta scritta che costituisce in mora al debitore. Poi, però, tutto ciò chiaramente non è necessario nei casi previsti nell'articolo 1219, nei casi appunto in cui non sia necessaria la costituzione in mora. Con questo non è necessaria la costituzione in mora, appunto l'articolo 1219 si riferisce ai cosiddetti casi di costituzione in mora di diritto. Quindi non è necessario per il creditore costituire in mora al debitore perché la costituzione avviene, tra virgolette, di diritto, secondo appunto quelle che sono le norme che ci dice che automaticamente scatta la costituzione in mora del debitore in questi casi. Quali sono questi casi? Quelli elencati nell'articolo 1219, ovvero il primo caso, quando il debito deriva da fatto illecito,
Quindi, quando il debito deriva da fatto illecito, come dicevamo, se fatto illecito è fonte di obbligazione, obbligazione che generalmente si ammanta di una natura risarcitoria, no? E quindi questa diciamo, obbligazione tipo risarcitorio fa scattare automaticamente, se inadempiuta, il debitore in mora. Perché si cerca chiaramente sempre di garantire appunto il debito derivante comunque da un pregiudizio subito per effetto appunto di un atto illecito, no? Di un fatto illecito. E quindi, come già avevamo detto, altra caratteristica dell'obbligazione che nasce da atto illecito è proprio quella, da un fatto illecito è proprio quella di prevedere, diciamo, un'obbligazione risarcitoria che ha riguardo per un debito cosiddetto di valore, che quindi tiene conto anche degli indici di svalutazione economica e quindi sottopone, in caso di, appunto, di inadempimento, anche la corresponsione degli interessi. Infatti, non a caso, vedete che le cose sono collegate, perché chiaramente la costituzione in mora di diritto in pratica sottopone il debitore poi anche appunto a determinate conseguenze. Queste sono quelle che dalla Costituzione in mora, come sappiamo, si devono sempre agli interessi legali, e dalla Costituzione in mora, e quindi detto, appunto come appunto la pretesa risarcitoria è basata appunto su un debito di valore, come si era detto già appunto in altre occasioni, e la pretesa risarcitoria, no scusate, basta, e pertanto. Perché sennò adesso mi perdo un attimo questo argomento. E appunto la Costituzione mora, dicevamo, si appunto agisce di diritto. Quindi questo è uno dei casi elencato specificamente nell'articolo 219 che fa sì che la Costituzione mora del debitore in caso di inadempimento agisca proprio di diritto, quindi non sia necessario per il creditore effettuare appunto una richiesta per iscritto o promuovere l'intimazione del debitore. Esistono altri casi, sempre anche articolo 219 di Costituzione morale di diritto, sono quello relativo al debitore che ha già dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione. Ecco, in questo caso è il debitore che già per iscritto, diciamo, afferma di non voler eseguire la prestazione, a torto o meno che sia, però una volta che si riteneva magari di avere delle ragioni, se c'è una procedura che dichiara che comunque nei fatti la situazione era di inadempimento. Se lo stesso ha dichiarato di non voler adempiere, per qualche motivo, infatti, si considera una costituzione in mora di diritto che agisce automaticamente. Non c'è bisogno quindi in questo caso che il creditore costituisca in mora il debitore mediante una richiesta perché lo stesso ha già, diciamo, comprovato con il suo atto scritto di non voler adempiere. Quindi, nei fatti, viene costituito in mora di diritto. Poi l'articolo punto 3, sempre secondo comma dell'articolo 1219, ci dice che si costituisce in mora di diritto il debitore anche quando è scaduto il termine. Quindi quando c'è un termine, se è essenziale, ovvero se è stato convenuto dalle parti che lo fosse, ovvero se per la natura della prestazione si ritiene che il termine sia essenziale, ovvero se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, nei fatti, scaduto il termine, il debitore viene costituito automaticamente in mora. Quali sono i casi, ad esempio, dove la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore? Sono casi, ad esempio, di obbligazione pecuniaria. Quando, diciamo, l'oggetto di prestazione è la dazione di una somma di denaro, quindi le obbligazioni pecuniarie in genere devono essere, diciamo, adempiute eseguendo la prestazione al domicilio del creditore, quindi qui c'è un riferimento, no? Trasversale con, diciamo, una modalità di pagamento basata sul denaro che fa sì che appunto quando oggetto dell'obbligazione è la dazione di una somma di denaro, poi magari ci saranno anche altri casi, nei fatti se era previsto un termine per il pagamento, quando il pagamento è inadempiuto, si ha costituzione in mora del debitore di diritto, quindi questo basta far capire come appunto nel caso di un'obbligazione che riguarda come oggetto di prestazione la dazione di somma di denaro, se appunto viene adempimento da quel momento scatta anche, essendo costituito in mora di diritto il debitore, anche diciamo per il debitore l'obbligo di corrispondere agli interessi, a meno legali se non erano stati convenuti, oppure nella misura convenuta se erano interessi di tipo convenzionale. Poi,
Poi c'è anche una. Adesso possiamo tralasciare, diciamo, la parte finale dell'articolo 219 che riguarda invece le modalità di costituzione in mora degli eredi del debitore, laddove il debitore venga a mancare, che comunque appunto, prevede, questo possiamo accennarlo, prevede comunque che il creditore, in ogni caso, anche se il debitore sarebbe stato costituito in mora di diritto, nei fatti intimi, appunto, mediante eventualmente una richiesta fatta per iscritto agli eredi, che gli stessi sono costituiti in mora. E questo però poi prevede appunto un tempo di 8 giorni, nei corsi quali appunto gli stessi dall'intimazione potranno essere poi nei fatti effettivamente costituiti in mora. Poi l'offerta informale l'abbiamo già detto. Adesso, gli effetti della mora sul rischio. Questo, diciamo, è un argomento finale che poi si ricollega all'impossibilità di adempiere, che possiamo trattare anche contestualmente, no? Però gli effetti della mora sul rischio io farei un altro video, perché ci ricollega proprio, diciamo, la responsabilità, soprattutto come argomentazione, alla responsabilità del debitore in materia di impossibilità di adempiere. Quindi, siccome l'impossibilità di adempiere, se vogliamo, può essere trattata comunque anche a prescindere dall'inadempimento, perché è una modalità alternativa di estinzione dell'obbligazione, dedichiamogli una parte tutta sua, da ricollegarsi appunto agli argomenti che stiamo facendo adesso, che continueremo a trattare appunto anche con riguardo appunto alla responsabilità del debitore. Quindi, vediamo un po' se stiamo ancora registrando, chiudiamo. O si ricollega, perché. Ecco, si è verificato. No, però sta andando avanti a registrare.